Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù agli apostoli: Ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte. Perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori, e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Ecco, la prima e la seconda lettura di stasera sembrano un po' in contrasto, quasi una contraddizione, perché la prima fa una grande profezia, di consolazione, di frutti, di rinascita, di vita, e il Vangelo ci parla di prove terribili, terribili. Ecco, e queste prove, Dio le finalizza, le permette come una forma di testimonianza altissima a quelli che ancora non conoscono l'amore di Dio. Dice il Signore: non preoccupatevi neanche di cosa dovete dire perché io vi ispirerò. E dove sta il Vangelo, la bella notizia? In questo contesto apocalittico proprio di grande divisione, di grande odio, pensate che addirittura nelle sinagoghe vi metteranno a morte, crederanno di rendere culto a Dio, fratello metterà a morte il fratello, il padre il figlio e viceversa. Quindi si annunciano gravissimi contrasti, grande odio. Dove sta il Vangelo qua, la bella notizia? Sta nel fatto che in queste prove lo Spirito di Gesù mantiene i nostri cuori nella pace e realizza in un modo profondo la nostra vocazione, dare testimonianza dell'amore di Dio in mezzo al mondo dove non c'è proprio quest'amore. E poi il Signore dice che questa prova finirà prima che noi crediamo, che a noi sembra che duri, invece non dura, finisce all'improvviso. Ecco, di questo vogliamo ringraziare tanto il Signore. E stasera aggiungiamo anche un ringraziamento, per la presenza di Padre Michele in mezzo a noi. Pensando a lui mi sono ricordato una parola che il Papa Benedetto ha detto ai sacerdoti quando ha indetto l'anno sacerdotale, non ricordo che anno era, ha detto i sacerdoti, citava il curato d'Ars, questa è una frase del curato d'Ars che lui ha ripetuto, i sacerdoti sono l'amore del cuore di Gesù per noi. Diciamo una volta. I sacerdoti sono l'amore del cuore di Gesù per noi.
con una visione profonda ispirata alla fede, di cui noi, voi laici, una qualche esperienza penso che abbiate. Ecco, noi vogliamo ringraziare il Signore in modo speciale stasera per Padre Michele, per tutto il tempo che ce l'ha lasciato, sperando che ce lo lasci ancora a lungo, perché vediamo in lui proprio questa presenza gioiosa, serena e anche affabile, con tanta disponibilità da parte sua. È bello che ringraziamo lui stasera ed è bello che ringraziamo il Signore in questa messa.